si chiama Un aiuto per te, il gruppo Facebook creato da una aretina, Morena Sciadini, in collaborazione con un'altra aretina, Irene Gatti, che ci dice Morena essere sostanzialmente il braccio armato, si fa per dire, di questa bella iniziativa. Tutte le attività che oggi sono chiuse per decreto, come tutti sappiamo, ma che possono effettuare consegne a domicilio, si iscrivono al gruppo, si fanno conoscere e possono così comunicare ai cittadini come poterle contattare. Come nasce l'idea di questo gruppo Facebook che abbiamo visto, insomma, di giorno in giorno salire di partecipanti e di post davvero molto utili, perché si parla di aziende che in questo momento sono chiuse ma possono continuare, diciamo, a lavorare facendo la consegna a domicilio. Senti, è nata una sera guardando Facebook, i vari ristoranti, le varie cose, visto ristoranti, piccoli esercizi. Ho detto, ma perché non fare, provare a fare un gruppo? Provare magari a farli lavorare così, in questo modo, tanto noi dobbiamo stare a casa, tutti. Quindi loro lavorano comunque e noi stiamo a casa e mangiamo. E niente, poi parlando poi con una ragazza, Irene Gatti, ho detto se poteva darmi una mano. Quindi io sono la mente e lei il braccio, in poche parole. Ah, ecco. E facciamo un po' tutto insieme. Collaboriamo io e lei insieme. Ecco, come si può diciamo pubblicare un qualsiasi annuncio in questo gruppo? Allora, il gruppo è libero, quindi ognuno può pubblicare. Le persone si iscrivono, noi accettiamo l'iscrizione. Ecco, mi sembra che funzioni, che la gente risponda anche a... Sì. Ecco, insomma, allo stare a casa, ma contribuire, perché poi alla fine per queste aziende, spesso sono aziende anche artigiane, familiari, ecco, è importante, no, poter andare avanti, poter comunque avere anche degli introiti, ovviamente, per la propria azienda. Certo, non saranno quelli dell'attività aperta, però, insomma, intanto... No, però è già qualcosa. Nel suo piccolo, visto magari ogni giorno, poi è un passaparola, gli sono trovato bene... Però cerchiamo di far lavorare un po' tutti, anche perché adesso se no sono fermi, quindi invece in questo modo noi siamo contenti di questa cosa, non credevamo. Va bene, insomma, diciamo che ci togliamo qualche voglia della pizza, del sushi, del gelato, di quello che solitamente andava, dell'aperitivo, io ho visto anche l'aperitivo a domicilio. Ma ci sono anche altre cose, visto che altro libreria, alcuni legni, cioè falegnameria, un po' di tutto, visto che c'è, quindi insomma si prova a rimanere in contatto, ovviamente distanti, questa è la cosa importante. Certo. Greta Settimelli, Radio Italia 5, Arezzo.